Quelli che stanno sicuramente da oggi fino al 13 dicembre discuteranno a Madrid nella COP25 che appunto si apre questa mattina con la partecipazione dei leader di 50 paesi alla conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite. Non ci sarà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma una delegazione americana. Allora, abbiamo detto quanto è urgente intervenire sulle nostre città. Nella settimana scorsa abbiamo tanto parlato dei danni che il maltempo, l'impatto dei cambiamenti climatici ha sulle nostre città. Abbiamo visto Venezia, Matera, Genova, la Liguria, ma insomma la lista può essere lunga. Allora, progettare le città, il futuro della città è il titolo del libro di Livio Sacchi, che è qui in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno. Architetto, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Giuseppe D'Annunzio di Chieti Pescara, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma. Allora, il futuro della città, edizione della nave di Teseo. Partiamo da dato che lei riporta: le città, pur occupando meno del 4% delle superfici della terra, ospitano oltre il 50% della popolazione mondiale, consumano il 75% dell'energia, rilasciando circa il 70% delle emissioni nocive. Abbiamo visto quanto stanno aumentando i dati, eppure tutti vogliono vivere nelle città. Perché? È la prima domanda da cui lei parte. Ma per una serie di motivi diversi. Il primo probabilmente è che nelle città c'è più lavoro che altrove. E ci sono più servizi, c'è una molto maggiore offerta di servizi. Io tuttavia ritengo che il motivo principale sia che in città c'è più libertà, cioè in città è possibile per i cittadini arrivare a una cosa molto importante, che è l'autodeterminazione del proprio essere, che è qualcosa di non scontato ed è qualcosa di fondamentale. Quindi ritengo che al di là di tutti i fattori al contorno importantissimi che ci sono, tutto sommato chi si trasferisce in città è in cerca di autodeterminarsi liberamente. Ecco, ancora oggi nelle città dell'Occidente, che purtroppo lo abbiamo visto anche in Italia, soprattutto sono meno vivibili, forse sono più invivibili. La vivibilità è un concetto su cui lei insiste molto, una delle priorità delle nostre città. Certamente sì, la vivibilità, la qualità della vita ci cambiano la vita, quindi poter vivere in un luogo dove la qualità della vita è alta è ovviamente molto meglio che vivere in un luogo dove la qualità della vita è bassa, ma direi che è meglio essere per esempio più poveri in un luogo dove la qualità della vita è alta piuttosto che ricchi in una città o in un luogo dove invece non c'è altrettanta qualità. Ecco, progettare una città vivibile. Lei insiste su questa parola, progettazione fondamentale, quella che forse è mancata anche nelle nostre città italiane, mentre altrove, poi andremo a vederlo, ce n'è stata di più. Ma il mio approccio al libro, evidentemente, è d'architetto, e gli architetti hanno al centro nella loro testa la progettualità. La progettualità è molto importante, però non solo dal punto di vista urbanistico-architettonico. Per esempio, è molto importante sul piano psicologico, quindi senza progettare anche la propria vita non si va da nessuna parte. Quindi è chiaro che il progetto è al centro ed è altrettanto chiaro che in Italia è un po' mancata, tranne qualche eccezione, proprio una forte spinta all'innovazione e alla progettazione del futuro. Ecco, tranne qualche eccezione, pensiamo Ma Milano. Milano certamente è stata un'eccezione molto positiva, ma Milano non basta. Milano, il successo conseguito da Milano negli ultimi anni, è motivo di orgoglio ovviamente per la città di Milano, ma è anche qualcosa che poi determina problemi al territorio, determina problemi alle città minori, ha determinato anche problemi alla stessa Roma. Ecco, come deve essere progettata appunto una città per essere vivibile e sostenibile? Abbiamo visto quanto il binomio con l'ambiente Le è città importante. devono naturalmente diventare sempre più sostenibili, sempre più smart. La sostenibilità è un concetto ampio, che non è solo ecologico, per esempio è un concetto anche economico, è un concetto che come dire, comprende in sé tutta una serie di fattori diversi. Quindi è qualcosa di naturalmente molto complicato. Noi dobbiamo sempre pensare a dei processi di progettazione partecipata e condivisa. Senza consenso sociale non si va da nessuna parte. Ecco, lei il suo libro è molto lungo, analizza in una prima parte tutte quelle che sono le questioni, leggo un po' di capitoli, la conservazione del passato,
fondamentale per un paese come il nostro, così, con una storia così antica. Il centro e le periferie, si parla tanto di periferie, le infrastrutture, la sostenibilità, la digitalizzazione, che una de, insieme alla globalizzazione, lei dice, una delle due novità di questo secolo. E poi guarda anche oltre, all'estero, le città future, quelle che sono più vivibili, e andremo appunto a vederle. Alla fine cerca di dare qualche risposta, se così si può dire. Quali sono le criticità maggiori che ha riscontrato analizzando i vari punti nelle nostre città? Perché poi siamo in Italia, io direi che in questo momento la criticità maggiore è l'emergenza demografica, cioè lo spopolamento. Noi ci troviamo in una condizione in cui tra una ventina d'anni gran parte dei centri medio-minori, soprattutto lungo la dorsale appenninica, non esisteranno più, saranno disabitati. Quindi questa mi sembra la prima grave emergenza. E naturalmente ci sono flussi migratori verso le città maggiori, ma anche doppiamente purtroppo verso l'estero, il che impoverisce il nostro paese in maniera molto grave. E se si abbandonano i piccoli centri, diventa anche meno interessante progettarli, pensare ad un futuro? Certamente, è un collasso anche culturale, perché i nostri piccoli centri hanno delle valenze culturali importantissime, ed è un disastro, un naufragio l'idea che ci stiamo avvicinando ad un abbandono di questi spesso pregiati, spesso molto belli piccoli centri. Questo sarebbe davvero un peccato nel nostro paese. Abbiamo detto, lei parla, dicevamo, di centro e periferie, di periferie si è interessato molto Renzo Piano con il suo progetto Rammendare le periferie, anche qui insomma l'idea di una progettualità. Noi abbiamo in collegamento il sindaco di Sora. Buongiorno sindaco. Roberto De Donatis, ecco. Grazie per l'invito. Allora, è stato presentato proprio la settimana scorsa un po' il lavoro che è stato portato avanti dal gruppo G124 di Renzo Piano. E Sora, 25.000 abitanti, provincia di Frosinone, è una delle cittadine dove si è progettata una scuola. Abbiamo visto proprio nei giorni scorsi quella che è la situazione difficile delle scuole, con un rapporto della Fondazione Agnelli, vecchie, insicure, le scuole da rifare. Come è stata progettata questa scuola? Tra l'altro la settimana scorsa è partito il cantiere. Beh, è una scuola prototipo, quindi innovativa sotto ogni aspetto, quindi è una scuola che si apre alla comunità migliorare extradidattici con un piano terra che ha funzioni flessibili, quindi anche per poter essere usufruite dalla comunità, dalla collettività durante orari extradidattici. Al primo piano il piano vero e proprio delle aule didattiche, con poi il tetto giardino, un vero e proprio aprirsi alla natura, con l'osservatorio astronomico, la terrazza di Talè, che è stata definita dal senatore Piano e anche da illustri autorevoli contributi come Paolo Chepet, Franco Lorenzoni, che hanno contribuito a dare le loro idee a una scuola che ha nella innanzitutto nell'antisismicità, perché Sora è zona sismica 1, quindi è stato inserito all'interno del programma anche di Casa Italia come cantieri pilota. E sappiamo quante siano le scuole che purtroppo non hanno ancora la certificazione sismica. Assolutamente, noi oggi abbiamo un quadro normativo che rispetto a quella che è la vulnerabilità sismica degli edifici siamo al di sotto del 100% dell'efficienza in questo campo. Un patrimonio edilizio scolastico che deve essere assolutamente rinnovato, e questo è uno dei temi centrali anche della nostra programmazione, che poi si è sposata con quella del Dipartimento sia di Casa Italia sia con quelle che erano le ricerche in corso sull'edilizia scolastica da parte del senatore Piano e del suo gruppo G124. Quindi c'è stata una convergenza su un tema che è quello di un edificio, tra l'altro costruito in XLAM, che è fibra di legno, un materiale perfettamente antisismico. Poi l'altro grande tema è quello dell'efficientamento energetico, del risparmio energetico, e diventa anche un momento formativo per gli stessi ragazzi che poi usufruiranno di questa scuola. Sindaco, sappiamo che poi i progetti partono, ma non si sa mai quando finiscono nel nostro paese. In previsione quanto ci vorrà? Allora, questo è uno degli aspetti, a mio avviso, che devono essere più rilevanti e messi nell'agenda anche di governo. Bisogna avere, quantomeno per quella che è l'edilizia scolastica, che rappresenta poi il fulcro della programmazione della nostra comunità, io credo che bisogna in qualche modo avere l'attenzione sui tempi, perché
sistema costruttivo prevede buona parte della realizzazione fuori opera. E allora speriamo davvero che si realizzerà in tempi brevi e possa essere un progetto pilota. Un anno dall'inizio del cantiere del proprio della scuola, perché oggi noi abbiamo iniziato con le demolizioni, la settimana scorsa con le demolizioni dell'ex mattatoio, perché poi qui è anche l'altro grande tema, cioè della rigenerazione urbana, le nostre periferie, ma soprattutto i nostri centri abitati, sentivo prima il discorso, devono essere rigenerati attraverso dei programmi virtuosi, sostituendo quelle che sono destinazioni d'uso ormai obsolete, come era il mattatoio in pieno centro città, con funzioni che abbiano appunto al centro la programmazione delle due edilizie scolastiche e altri servizi pubblici di cui la comunità ha assolutamente bisogno. Ecco, quello di cui ha bisogno la comunità. Grazie allora a Roberto De Donatis, sindaco di Sora, in provincia di Frosinone. Allora, Livio Sacchi, intanto il cittadino, l'uomo al centro della progettualità delle città. Poi leggevo una frase che le scrive: la progettualità è strategica per il nostro futuro ed è importante progettare e non subire cambiamenti che il futuro ci riserva. Quindi non arrancare, ma quasi prevenire. Andando fuori Italia, ma indirizzare più che prevenire, direi proprio quasi evocare i cambiamenti giusti. Intanto, ecco, quello delle scuole è un argomento fondamentale, centrale per le nostre città. Lei ha fatto uno sguardo più ampio in quelle che sono le città del futuro, oltre l'Italia, che magari possono essere anche da esempio. Dove ci porta? Siamo pieni di esempi di città che sono estremamente attrattive rispetto a quelle italiane, città in forte crescita demografica, in forte crescita economica, città dove le prove generali di futuro sono all'ordine del giorno. Pensiamo a Singapore, pensiamo a Vancouver, a Copenaghen, in generale a tutte le capitali scandinave, ma anche, non so, ad Abu Dhabi, a Dubai. Sono città dove sono continuamente in corso prove per il futuro della città. E su cosa puntano come primo puntano obiettivo? Naturalmente sul trasformare le città in comunità smart, quindi sulla riduzione dei consumi, sulla ecosostenibilità, sulla emancipazione dalle fonti di energia non rinnovabile e così via, ma anche su una crescente maggiore piacevolezza dei luoghi, su uno spazio pubblico aperto a tutti e che possa, come dire, anche far crescere il livello di coesione civica degli abitanti. Le città sono frutto di un progetto comune, quindi non sono frutto di qualcosa che piove dall'alto. Quindi un progetto comune con i cittadini, certamente, con la cittadinanza, sì, non solo calato dall'alto. I cittadini ci devono credere. Non ci sono città smart che non abbiano cittadini smart. Il concetto di smartness è qualcosa di profondamente legato da una parte alla progettualità, ma dall'altra legata ai comportamenti civici dei cittadini. In questo senso l'educazione nelle scuole è fondamentale. Grazie per il microfono. Una cittadinanza che potremmo definire proattiva. Allora, ci scrive una ascoltatrice al 335-699-2949 e prova a riassumere lei questo principio virtuoso che si innesca a cascata, mi verrebbe da aggiungere. La nostra Silvia suggerisce che se si fa l'ufficio postale, la scuola, il presidio sanitario, la farmacia, poi arrivano i giovani, si apre una biblioteca, si apre una palestra, arriva il fisioterapista, la trattoria, il bar, la scuola di musica, il teatro, eccetera. D'accordo con questo principio? Sì, parzialmente. Cioè, tutti vorremmo che tutti i centri, anche minori, fossero dotati di servizi, ma questo è un po' come la storia dell'alta velocità. L'alta velocità, diciamo, ha cambiato l'Italia, però ha cambiato sostanzialmente le città d'Italia che ne sono toccate. Purtroppo l'alta velocità è tale nella misura in cui alcune città sono privilegiate rispetto ad altre, quindi non possiamo pensare di dotare tutti i centri, anche minori, di stazioni per l'alta velocità, perché altrimenti si contraddice il senso stesso della cosa, di uffici postali, di università e così via. Quindi sarebbe bello, ma non è purtroppo praticabile. Ci sono delle soglie oltre la quale i servizi diventano gravemente antieconomici, quindi bisogna anche immaginare di densificare e di accorpare. Noi abbiamo una pletora di comuni minori in Italia, non c'è paragone in qualunque paese europeo. Il campanilismo da una parte è una ricchezza culturale del nostro paese, dall'altra però è il grande limite del nostro paese. Si pensi a un paese come la Francia, che è sostanzialmente un grandissimo polo, che è Parigi, e poi certamente
E noi andiamo, torniamo idealmente, insomma no, fisicamente in Spagna, siamo partiti da Madrid con la COP25, andiamo a Valencia.